Si parla del centrocampo stellare della Juventus, il futuro centrocampo stellare della nostra amata Juventus. Benvenuti a tutti voi in questo nuovo video, buon lunedì, si ricomincia una nuova settimana, so che è difficile per tanti di voi, ma anzi anche per me se per questo, ma potrebbero arrivare delle buone notizie, così sembrerebbe, perché si parla di un centrocampo stellare, un centrocampo che ci farà sognare, il nuovo centrocampo della Juventus, composto da tre pseudo nuovi calciatori, due sicuri nuovi, uno molto probabilmente non lo sarà. Prima di partire col contenuto, ecco, farvi i nomi di questi tre personaggi che comporranno il centrocampo stellare, tutto questo che si racconta, tutto ciò che si dice per quanto riguarda il futuro mega fortissimo centrocampo della Juve. Vi invito come sempre a mettere un bel like a questo video perché ne vale davvero la pena. Se non sei ancora iscritto, beh, approfittane adesso in questo momento, iscriviti al canale e attiva la campanellina perché è molto importante, solo così ti arriveranno le notifiche per quanto riguarda tutti i video futuri che usciranno sul canale. Detto questo, condividi se sei juventino e se la pensi come me, condividi questo video perché arriva, forse si parla, si dice già da anni, di un Sergej Milinkovic-Savic che dalla Lazio, ormai promesso alla Juventus svariati anni or sono, quindi 5, 6, 7, non so quanti anni è che si parla di Milinkovic-Savic alla Juventus, quest'anno potrebbe esserci la possibilità seria e concreta che arrivi veramente. A me personalmente non mi ha mai fatto impazzire, io come ho detto in qualche video precedente, penso che il giocatore non si discute perché le sue qualità sono indiscutibili, però alla Juventus lui verrebbe a fare più o meno quello che Kulusevski ha fatto, né più e né meno, perché abbiamo visto gente tecnicamente forte, come anche lo stesso Arthur, che tecnicamente è forte, arrivare alla Juventus e diventare totalmente uno scarsone. L'altro che si affiancherebbe a Milinkovic-Savic è un calciatore che noi conosciamo molto molto bene, di cui ancora stiamo aspettando di vedere le qualità rimaste. Si parla di Paul Pogba, un giocatore fantasma alla Juventus, un giocatore che ha fatto se no tre allenamenti e 25 minuti di partita, poi tutto il resto è sempre stato infortunato. Tanti tifosi, compreso me, lo stiamo aspettando per vedere quello che effettivamente è Paul Pogba, però ormai tutti noi sappiamo che affidabilità questo ragazzo ce ne può dare pochissima. Saranno poche le partite che anche il prossimo anno lui riuscirà a giocare perché l'infortunio che ha subito lo porta sempre a doversi fermare e siccome è un infortunio grave quello che ha subito lui, gli comporterà degli altri piccoli infortuni alle altre parti della gamba che naturalmente non avendo la giusta mobilità andranno a lavorare malamente, quindi si creeranno dei fastidi che lo porteranno a saltare delle partite, quello che è successo praticamente per tutto questo anno. Abbiamo preso Paul Pogba per pagarlo da vuoto a pieno, come si dice nei Baustelle qui in Germania, da vuoto a pieno, cioè è vuoto, non c'è niente, però me lo paghi da pieno, come se te lo stessi lavorando. Lui ha preso lo stipendio per un anno intero senza mai giocare. Nonostante ciò si parla ancora di un campionato stellare, ma la chicca, anzi di un calcio, di un centrocampo stellare, la chicca di questo centrocampo, il calciatore più forte che va, andrà, continuerà molto probabilmente a giocare nella Juventus, perché gioca nella Juventus e a far parte di questo centrocampo, è Adrien Rabiot, il centrocampista per eccezione, quello che tutti noi abbiamo quest'anno ammirato nel suo anno migliore. Piccola premessa: Adrien Rabiot ha già 4 anni alla Juventus, si appresta a giocare il quinto se non sbaglio. Nei 4 anni precedenti ha fatto in totale 4 o 5 gol. Quest'anno è stato il suo anno di grazia, dove ne ha fatti, se non sbaglio, in totale 14 tra campionato e coppe. Siete sicuri che il prossimo anno Adrien Rabiot riuscirà a ripetere quest'anno di grazia, tenendo conto in queste partite, in quest'anno dove lui è stato uno dei migliori e già questo dice tutto, quanti errori abbia fatto lui sia in fase di impostazione, sotto porta, non ha mai verticalizzato una volta, non è in grado di fare un passaggio a raso terra. Adrien Rabiot è il pupillo di Massimiliano Allegri, un po' così come Alexandro, che però alla Juventus effettivamente portano veramente poco, perché Adrien Rabiot con tutte le partite che ha giocato avrebbe dovuto essere molto più decisivo e soprattutto non doveva essere un caso questi gol che lui ha fatto, perché
È palese che il gol che lui ha fatto quest'anno e il prossimo anno sarà molto molto difficile che li ripeterà. Quindi il centrocampo stellare della Juventus sarebbe composto da Adrien Rabiot, Milinkovic-Savic e Pogba. Ditemi voi se questo qui è un centrocampo al netto delle disfunzioni fisiche di Paul Pogba, il fatto che molto probabilmente lo vedremo poche volte, io mi auguro di vederlo tutte le partite, però dobbiamo essere anche realisti. Ditemi voi che cosa ne pensate, se questi tre possono portare al cambiamento di, diciamo, questo non gioco che vediamo, che è dato anche dal fatto che a centrocampo non hai giocatori che sanno passarsi il pallone. Speriamo che con questi tre possa cambiare. Io ho i miei grossi, enormi, colossali dubbi. Ditemi voi qua sotto che cosa ne pensate. Io vi saluto, un grosso abbraccio. Ciao a io!